Questo programma è offerto da Buonasera Daniele Emanuele, benvenuti alla 12ª puntata di stagione di calcio di rigore. In Serie D, girone F, cade clamorosamente il Cesena sul campo del Pineto e ne approfitta nel migliore dei modi il Matelica, che batte in esterna il Sant'Arcangelo per 2-0. In eccellenza l'Alfonsine vince sul campo del Massa Lombarda, cade la Copparese sul campo del Granamica e Castelfranco però non molla, uscendo vittoriosa sul campo della Gentana. Per quanto riguarda la promozione, questa è una notizia, cade per la prima volta in stagione il Ronco Edelweiss, ne approfitta subito il De Duca Ribelle che passa al primo posto in classifica imponendosi per 1-0 sul campo del San Pietro in Vincoli. Invece in prima categoria, girone H romagnolo, e il Verrucchio sale al comando della gradatoria, siedono dietro una serie di squadre tra le quali il Roncofredo, il sorprendente Roncofredo, stasera ne parleremo con il suo allenatore. E poi in promozione non riesce all'Ancona, in promozione marchigiana il 3x9, viene stoppata la nona partita dalla seconda in classifica il Vigor Senigalli, invece continua la striscia positiva del Gabice Gradara Calcio. Questa sera qui con noi diversi ospiti, tantissimi servizi video, ma più ad iniziare vi ricordo il numero per interagire con noi, quello che vedete adesso in sovrimpressione, il 333 60 94 299, numero valido per la messaggistica tradizionale ma anche per WhatsApp. E salutiamo Matteo Zampini che ci cura la pagina di calcio di rigore Telerimini, quindi se volete scrivere anche delle domande su internet c'è lui che poi ce le girerà. Vado a presentare gli ospiti di questa serata. Alla mia sinistra li troviamo l'opinionista Giacomo Alpini. Ciao, buonasera a tutti. Vicino a lui, prima volta nei nostri studi, l'allenatore del Roncofreddo, Nicola Montanari. Buonasera a tutti. Lui è un amico, è già stato precedentemente qui nei nostri studi. Si tratta del centrocampista della Vissel Nova Feta Calcio, Alessio Balducci. Buonasera. Anche lui, un amico ritrovato, ex Bellaria, ci tiene Giacomo che lo sottolineiamo, il difensore del Diegaro, Gabriele Barrella. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti voi. Allora, prima di iniziare direi, Stefano, andiamo a vedere subito risultati e classifiche per quel che concerne la Serie D, girone F, e poi ci concentriamo sui nostri ospiti di questa serata. Puntualmente la regia mi aiuta. Allora, Città di Campobasso, Real Giulianova 0-1, Forlì, Francavilla, c'è un errore, questa è la classifica di Serie C. Se la potete correggere, altrimenti vado avanti. Intanto, allora, parliamo subito con i nostri ospiti. Giacomo, il Cesena che perde sul campo del Pineto, te l'aspettavi? No, non me l'aspettavo, anche perché la partita si era messa abbastanza bene, in quanto il Pineto aveva subito un'espulsione e quindi era in superiorità numerica il Cesena. Però senza Ricciardo vedo che fa molta fatica. Ieri le azioni le occasioni ci sono state, ma non sono state concretizzate, quindi è veramente una brutta sconfitta. Il Matelica invece che batte il Sant'Arcangelo, Sant'Arcangelo che per via dei guai societari continua a cedere il passo agli avversari. Purtroppo sì, adesso ieri aveva una bella gatta da pelare perché Matelica è prima in classifica, quindi una formazione di tutto rispetto, però il Sant'Arcangelo deve risolvere prima i problemi che ha al suo interno prima di ripartire. C'è qualche squadra che ti ha sorpreso in questo giorno oppure tutto nella norma? A parte le romagnole, io direi che non c'è delle grosse sorprese. Non conosco questo Notaresco, che per me è una novità, però il resto più o meno ci siamo. In Matelica ricordiamo che negli ultimi anni è sempre lottato al vertice. San Maurese, che forse in questo turno ha qualcosa da recriminare, come lo stesso Savignanese, perché raggiunte tutte e due nell'extra time, purtroppo. Nell'extra time, infatti, e sono quelle per me le squadre sorprese del girone. Nicola, invece, per quanto riguarda, ci spostiamo un attimo in prima categoria. Ieri un big match fantastico quello, con quattro reti tra voi e appunto il Mondaino, tra l'altro seguito da diverse persone. È stata una bella partita, diciamo molto equilibrata. Partita equilibrata, complimenti al Mondaino perché ci è stata una bella squadra, secondo me ben messa in campo, che ha avuto il grande merito di provare a giocare il pallone. E secondo me in queste categorie è sempre apprezzabile incontrare squadre che non giocano sulla seconda palla ma provano a giocare a calcio. Partita equilibrata, però spesso gli episodi poi, quando le partite sono equilibrate, vanno a incidere parecchio
sul risultato finale. E degli episodi davano ragione a noi fino a che c'è stato quel fattaccio di cui regolo 88esimo, che poi magari dopo immagino che vedremo. Dopo ti farò vedere appunto i conti. Si commette da solo, diciamo, ecco. Dopo lo vedremo. Adesso invece questa nuova fetta, dopo il KO interno contro il Sant'Ermete, ieri è arrivato un punto un po' così, un po' amaro sul campo del Bellaria. Ma diciamo che parlavo prima con Giacomo, il Bellaria l'avevo incontrato l'anno scorso col Pietracuta e mi aveva fatto una impressione diversa da quella che mi ha fatto ieri. È una squadra organizzata, che l'allenatore gli ha dato un'impronta di gioco. Sono ragazzi molto giovani, ma che hanno un'idea comunque e ci hanno messo in difficoltà per alcuni tratti della partita. Poi diciamo che il pareggio è giusto, perché è giusto. Ci sono stati due episodi che magari potevano dare una piega alla gara in una maniera, in un modo o nell'altro. Diciamo, c'erano due rigori, uno per noi e uno per loro. Ecco, quindi il risultato non cambiava, ecco, mettiamola così. Invece per quanto riguarda Gabriele, questo Di Garo sta facendo un po' fatica in questo campionato, eh? Qualche partita di fila che perdiamo, poi ieri abbiamo perso fuori casa col Corticella, due episodi a sfavore perché non è che ci abbiano tirato tanto in porta, però quando non fai gol di sicuro prima o poi lo prendi e noi è tutto il girone d'andata che stiamo facendo così, quindi adesso vediamo di tirarci su. Senti, io la domanda te la devo fare, perché qui sai che abbiamo la Volpe vicino a me. È tornato in delicato a Bellaria, non è che torna anche a Varrella? A me mi hanno contattato, io ho parlato un po' col mister, ma per adesso sto cercando di tenere la promessa che ho fatto a Diegoro, quindi sto pensando alla salvezza del Diegoro. Poi vedremo più avanti se riescono a salire, anche mi farebbe un gran piacere. E lui non lo dice, ma te lo faccio io la domanda per lui: non stai pensando invece alla salvezza del Bellaria in questo momento, solo Diegoro? Il Bellaria, se prende in delicato, vuol dire che vuole andare su, quindi non deve chiamare me per salvarsi. Non me lo esaltare, per favore, per favore. Allora, no, quello che dice Gabriele è legge, è legge. Allora, andiamo a vedere, finalmente sono pronti, no? Risultati e classifiche per quanto riguarda la Serie D, girone F, come vi annunciavo poc'anzi. Dunque, questi: Città di Campobasso, Real Giulianova 0-1, Forlì Francavilla 2-2, esordio del tecnico Protti sulla panchina dei biancorossi, Isernia Castelfidardo 0-1, Jesina Vezzano 0-2, Pineto Cesena clamoroso 1-0, Recanatese San Maurese 2-2, San Giustese San Nicolò Notaresco 0-0, Sant'Arcangelo Matelica 0-2, Savignanese Olimpia Agnonese 1-1, Vastese Monte Giorgio 1-0. Andiamo a vedere la classifica dopo l'ultimo turno. Al comando Matelica a quota 33, segue il Cesena 28, poi San Nicolò Notaresco 26, San Giustese 24, Recanatese 21, Francavilla 20, Pineto, Savignanese 19, San Maurese 18, Giulianova, Sant'Arcangelo 17, Vastese 14, Monte Giorgio 13, Avezzano, Forlì, Jesina, Isernia, Castelfidardo 11, Agnonese e Città di Campobasso 9 punti. Un girone molto equilibrato, caro Giacomo, vedendo sì. La classifica. Sì, sì, molto equilibrato. Però adesso bisogna vedere il mercato di riparazione cosa porterà, perché qui le prime due della classifica dovevano fare degli ottimi acquisti e cercare di prendere il via. Allora, caro Giacomo, andiamo a vederci i gol per quanto riguarda le romagnole seguite nell'ultimo turno. Il contributo filmato. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Ti imbota il nostro motto: da sempre offriamo qualità. Siamo attrezzati di ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese, Poggio Berni. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. 18 gol nella 13ª giornata di Serie D Girone F, dove si annotano 4 vittorie esterne, 4 pareggi, di cui una reti bianca e 2 vittorie interne. I Forlì del neo allenatore Stefano Protti, ex San Maurese, pareggia 2-2 in casa con i Francavilla. Ambrosini sblocca la gara dagli 11 metri, pareggio giallorosso a cura di Cruz al 23esimo. Ospiti che seguono il suo passo in chiusura di primo tempo con Mele, bravo a trovare la deviazione vincente sotto misura. Forlì che agguanta i pari nella ripresa, sempre grazie a un calcio di rigore trasformato da Ambrosini.
perde clamorosamente in esterna in Cesena sul difficile campo del Pineto, come sempre superlativi tifosi che anche in Abruzzo non fanno mancare il loro supporto, anche se i bianconeri sbagliano l'approccio al match e il Pineto, squadra ben attrezzata, la punisce con una sporca girata di Tomasini su Quagliagliardi, non può nulla. Pareggio beffa per la Savignanese contro la penultima della classe Olimpia Agnonese, il giallo blu avanti con un colpo di testa a cura di Vanti, lasciato incredibilmente solo nell'area piccola. Nell'extra time, per la precisione al 92esimo, sorgente deposita in rete una discesa sulla destra d'opera del compagno. Perdi Sant'Arcangelo a Mazzola contro i Matelica, succede tutto nella ripresa, dopo un batti e ribatti in area locale la zampata giusta la trova Rapi, Pignat invece in contropiede coglie il raddoppio, 2-0 e Matelica che allunga sull'inseguitrice Cesena. Una doppietta di Pieri non basta alla San Maurese portare a casa i tre punti, Sibilla realizza anche lui una doppietta per la Recanatese, uno dei due gol arriva però al 91esimo minuto stabilendo la gara sul risultato finale di 2-2 tra San Maurese e Recanatese. Ebbene, questi erano dunque i gol, mancano quelli di Recanatese e San Maurese, purtroppo appunto pareggio in extremis proprio dalla Recanatese con Sibilla. Due doppiette tra l'altro anche per Pieri e Sibilla in questa partita, una San Maurese che sta facendo un grande campionato come del resto la Savignanese, ricordiamo la prima volta tra i dilettanti per la formazione di Farnetti. Va bene, caro Giacomo, adesso interpelliamo l'ospite di questa sera per quanto riguarda l'eccellenza, andiamo a scoprire quello che è successo nell'ultimo turno, ma prima andiamo a vedere il prossimo turno di Serie D. Sì, mandatemi con esattezza la schermata, eccola qui, grazie. Queste sono le sfide. Giacomo, vogliamo commentarne qualcuna? Avezzano Recanatese, Castelfidardo Savignanese, Francavilla San Giustese, Matelica Forlì, questo è un bel big match. Montegiorgio Pineto, Agnonese Jesina, Cesena Città di Campobasso, altro big match. Real Giulianova Isernia, San Nicola Notaresco Vastese, San Maurese Sant'Arcangelo. Io direi che il derby San Maurese Sant'Arcangelo è molto interessante. Cesena Campobasso non è un big match perché il Campobasso è ultimo in classifica, però è molto importante per vedere come reagirà il Cesena dopo questa sconfitta. E vedo una bella partita Francavilla San Giustese anche. Matelica Forlino. Matelica Forlì, in questo periodo il Forlì lo vedo un po' in difficoltà, adesso mister Protti dovrebbe cercare di invertire la rotta, però in questo momento vedo favorita il Matelica. Allora, adesso ci spostiamo in eccellenza, come ti dicevo poco fa, andiamo a vedere quello che è successo nell'ultimo turno, così sentiamo anche Gabriele che ci racconterà qualcosa in più per quanto riguarda questo girone. Argentana Castelfranco 0-2, Corticella Diegaro 2-0, Faenza Calcio Cotignola 1-1, Fiariccione Marignanese rinviata, sarà recuperata mercoledì 28 novembre, Giovane Cattolica Progresso 1-2, continua il Cattolica a cadere in casa, Gran Amica Copparese 3-1, questo è altro risultato sorprendente di giornata, Massa Lombarda Fonsine 0-2, Sant'Agostino Medicina 0-3, Sampa Imola Castrocaro 0-1. Andiamo a vedere la classifica dopo l'ultimo turno. Al comando l'Alfonsina quota 34, il Castelfranco a 28, Copparese Marignanese 25, Castrocaro Progresso 22, Sant'Agostino 18, Argentana, Massa Lombarda, Gran Amica 17, Medicina 15, Giovane Cattolica 14, Diegaro, Sampa Imola 13, Corticella, Faenza 12, Fiericcione 11, Calcio Cotignola 6. Allora Gabriele, in parte hai risposto, però rispetto alla scorsa stagione cosa manca quest'anno al Diegaro? Allora, io la scorsa stagione non c'ero, però sapevo che sono partiti molto bene per poi avere un crollo nella seconda parte. Secondo me non è che manca niente, che in questo momento stiamo soffrendo un po' il carattere di una squadra che forse non sa per cosa lottava, sia dalla prima giornata, e non sapeva se lottava per classifica alta o per classifica bassa. E andare in campo così un po' indecisi è sempre fatica, dopo mettersi andare in campo cattivi, e quindi fa più fatica entrare in partita in questo momento. Fra l'altro abbiamo dei giocatori che hanno già fatto carriera, quindi non è che hanno bisogno di farsi vedere da tutti e quindi non è che mangiano l'erba perché vogliono salvarsi. In questo momento io la vedo molto così. Che tipo di campionato stai incontrando in questa stagione? Secondo te ci sono davvero delle piazze che meritano palcoscenici maggiori, a iniziare proprio dalla capolista Alfonsine? Io Alfonsine c'è stato l'anno scorso e quest'anno ha cambiato qualcosina in meglio, secondo me. È un grandissimo organico per quello che è la categoria, sicuramente. In meglio secondo te cedendo te? Sicuro, questo è sicuro.
No, un grandissimo organico, perché in categoria secondo me è il miglior organico, anche se il Castelfranco ha qualche nome, secondo me l'Alfonsine è già 2-3 anni che giocano tutti assieme lì, hanno rodato il loro stile di gioco e adesso vanno veramente forte. E quindi Alfonsine e Castelfranco in primis. Dopo tutte le altre sono un po' sul stesso livello, per questo che secondo me la classifica è abbastanza corta. Tu pensi che anche la Copparese e la stessa Marignanese possano dare fastidio fino alla fine? Copparese è molto molto giovane, secondo me prima o poi avrà un calo, perché finché i giovani li tieni sul pezzo ci può stare che ne vinci molte, però a lungo andare qualche risultato lo lasceranno giù. Infatti domenica ha perso, mi sembra. Sì. Invece vediamo un attimo per quanto riguarda la zona rossa, c'è il Diegaro, San Paimo, la Corticella, Faenza, Fiariccione e Calcio Cotignola. Diciamo che è una zona che si fa molto interessante vedendo anche le piazze che vengono rappresentate. La Fiariccione fece molto bene la scorsa annata, sta facendo malino quest'anno, il Faenza uguale. Sarà tra questa la lotta per la zona... Sì, FIA e Faenza secondo me si rialzeranno piano piano. Adesso ancora non ho incontrato il Faenza, ma qualche nome lo conosco, quindi secondo me si rialzerà, e il FIA secondo me è una società che non può andare giù così facilmente. Cotignola lo vedo, anche da come ci ho giocato, non lo vedo bene, secondo me ancora non erano pronti per salire di società, quindi restano le altre squadre. Però la convinzione da parte vostra c'è, no? Secondo me non siamo una squadra da andare ai play-out, quindi secondo me... Piano piano riusciamo a risorgere, vediamo quanto piano. Che da quello che vedo, appunto, 8 gol fatti e 18 subiti, state facendo fatica molto a fare gol. Fare gol non ce la facciamo. E tu tra l'altro ne hai fatti 2, se non sbaglio. Io sono il capocannoniere, purtroppo. Purtroppo. Va bene, qualche sfizio ce lo siamo tolti con Gabriele, molto... Molto semplice questo ragazzo, perché comunque ci ha confermato anche la trattativa, che il Bellare un colpo di chiamata dopo Indelicato gliel'ha fatto, ha detto anche una cosa bella in diretta, sei contento? Io lo so, perché conosco Gabriele, quindi ero sicuro che avrebbe parlato in maniera sincera. Solo questo gli vuoi dire stasera? Cosa gli devo dire? So che sicuramente tirerà fuori gli artigli e porterà questo Diegaro, lui e il grande Tony Rodriguez lo porteranno alla salvezza tranquilla. Anzi, forse anche qualcosa in più, perché tanto vedo che come organico ci siamo, quindi deve solo riuscire a trovare l'amalgama giusta. Senti, per quanto riguarda questo turno di campionato, forse la sorpresa è la Copparese che cade sul campo del Gran Amica. La Copparese sì che perde in casa con il Gran Amica, e però ahimè bisogna anche dire che continua la crisi del Giovane Cattolica. Ebbene caro Giacomo, andiamo a vedere il prossimo turno, così vediamo anche da vicino le sfide che ci potrebbero interessare anche a livello di riprese televisive. Alfonsine San Paimo, la Castrocaro Faenza, Calcio Cotignola Argentana, Copparese Corticella, Diegaro Giovane Cattolica, direi che questa qui può essere una partita interessante, Marignanese Sant'Agostino, altra partita interessante, Medicina Massa Lombarda, Progresso Fiariccione, Castelfranco Gran Amica. Sì, effettivamente quelle che hai sottolineato sono le partite più interessanti, e metterei anche Castelfranco Gran Amica. Gran Amica adesso ha ottenuto questo grande risultato domenica, vediamo se viene confermato incontrando un'altra big del girone. Allora, adesso iniziamo a vedere qualche contributo filmato, ma andiamo avanti appunto con risultati e classifiche, perché ci spostiamo nella promozione girone di Romagnolo con Stefano Pappini. Andiamo a vedere i risultati di ieri, questi sono, mi aiuta la regia adesso, Cervia Gambettola 2-1, Morciano Reno 0-2, tra poco vedremo il contributo filmato, Pietracuti Giamarina rinviata, Ronco del Wise Fratta Terme 1-2, sorpresa di giornata, Russi Civitella 2-1, San Pietro in Vincoli del Duca di Belle 0-1, San Pierana Vissimisano 0-1, Stella Football Cava 2-0, Conca Tropical Coreano rinviata, il recupero ci sarà tra l'altro mercoledì 23 novembre. Allora andiamo a vedere la classifica del Duca, per la prima volta al comando di questa stagione a quota 33, segue il Ronco a 32, poi via via Tropical Coreano 26, Cervia 24, San Pirana 23, Vissimisano 21, Stella 20, Fratta Terme, Russi, Reno 17 punti, Gambetto alla 16, San Pietro in Vincoli, Football Cava 14, Torconca, Civitella 11, Pietracuti, Giamarina 9, Morciano 6 punti. Allora Giacomo, andiamo a vedere il primo contributo filmato di questa categoria, poi la voglio commentare un attimo con te quello che è successo nell'ultima giornata. Andiamo a vedere il servizio inerente alla partita della Stella.
Sono Fabio Giancarlo, titolare della DGF Ford Italia. Vi vorrei presentare i prodotti che costruiamo in questa azienda. La nostra azienda, costruiamo forni di tutte le misure, impastatrici di tutte le misure, sfogliatrici per pasta di tutte le misure, varie sfogliatrici per la pasticceria, stand di pizza o stand di piada secondo il vostro uso, griglie petrolamica e anche cuocipiade elettrici di varie misure. Vi aspetto in azienda. Continua a sorprendere la Stella, settima forza del torneo, che affronta a domicilio il Cava, 3 punti sopra la zona rossa di classifica. Gli ospiti recriminano per un rigore non concesso, i padroni di casa si divorano diverse occasioni da rete, vedendosi annullare una marcatura per un pallone che oltrepassa la linea di fondo. Formazione la Stella, che spende molto in fase offensiva ma che subisce tanto, 16 le reti totalizzate fino ad ora contro le 17 subite. Il Cava invece conferma le enormi lacune in fase difensiva, ben 24 i palloni raccolti in fondo al sacco. Proprio gli ospiti partono forti, Satanassi e Serverossi, qui tiro si accomoda sul fondo. La Stella si rende viva con l'asse Gabellini-Salvemini. Bertaccini buca l'intervento, ma l'attaccante spreca un'occasione ghiotta. Percussione di Greco, la difesa ospite non lo tiene, Cambiuzzi costretto all'intervento a terra. Lo stesso Greco, servito da un tocco di tacco, va alla battuta, pallone che sorvola la parte alta della porta. Il collega numero 10, Rossi, dall'altra parte non vuole essere da meno. Stop e conclusione fuori misura. La Stella gioca, ma concede. Su questo traversone Greco ci mette la testa, ma non la precisione. Ad inizio ripresa, Salvemini trova i Tugio giusto, Greco ringrazia e con un tiro angolato batte Cambiuzzi sul proprio palo. L'estremo ospite, come si vede dal replay a cura di Eugenio Angeli, in questo caso non è sulle da colpe. Il duello tra numeri 10 continua, Rossi sul versante opposto ci mette classe ma troppa raffinatezza, pallone che fa la barba al palo. La Stella ne approfitta e trova i gol del raddoppio, qui Bertaccini va vuoto permettendo a Salvemini di involarsi. Il nostro Eugenio Angeli rallenta l'azione per farci vedere che Salvemini raccoglie la sfera oltre la linea di fondo campo, rete da annullare e complimenti meritati alla terna arbitrale. Lo stesso Salvemini cerca di riscattarsi, ma il suo tiro è lontano dalla porta dell'estremo ospite. La Stella si rilassa, fa bruci e la fa grossa. Kane in pressing recupera la sfera e viene atterrata in area di rigore. Il replay a cura di Eugenio Angeli ci mostra che il difensore della Stella tocca pallone e gamba. Calcio di rigore che ci potrebbe stare, ma che l'arbitro non decreta. Stella che prosegue la fase offensiva. Salvemini dalla distanza chiama l'intervento a terra Cambiuzzi. In contropiede lo stesso Salvemini si mangia campo avversari, ma viene murato sul più bello. Dalla bandierina ospiti pericolosissimi con questo colpo di testa di Maltoni terminato alto. In contropiede la Stella firma il raddoppio, ma per un problema tecnico prendiamo la seconda marcatura e ce ne scusiamo per questo con i nostri spettatori e con il diretto interessato. La Stella ottiene 3 punti importanti che la lanciano in classifica. Quest'anno la salvezza potrebbe arrivare di questo passo prima del previsto. Guai a pensare a programmi più ambiziosi, perché da queste parti il tanto piace, ma l'equilibrio ancora di più. Giacomo, iniziamo a commentare questa Stella, continua a sorprendere, settimo posto in classifica, qui hanno fatto già un passo importante per il traguardo salvezza. Sì, e speriamo che non si fermano qui, perché veramente stanno facendo un gran campionato, basato quasi tutto sulle partite casalinghe, però sta facendo veramente bene, e è a ridosso della zona playoff, sognare non costa niente. Ti ha sorpreso un po' la caduta ieri del Ronco e del Weiss in casa? Sì, mi ha sorpreso, anche se domenica scorsa aveva già dato dei piccoli segnali andando a rimontare una situazione che la vedeva in svantaggio, però contro il Fratta non me la sarei mai aspettato, poi in casa, però grande merito per il raggiungimento del primo posto in classifica del Duca, che ieri, è vero, il risultato è un po' stremenzito, 1-0, però ieri ha fatto veramente una grande partita, ha dominato e ha strameritato la vittoria. Abbiamo portato fortuna al tecnico Montanari. Sì. Facciamo così, adesso andiamo a vederci invece la seconda partita per quanto riguarda questa categoria, quella che riguarda da vicino il Morciano Calcio. Sei una società sportiva e vuoi avere un campo da Serie A? Stat & Green ti aiuta. Stat & Green propone sui campi sportivi per la rigenerazione il SEM Blue Top Overseeding per il mantenimento del tappeto erboso e il concime Turf 4. Stat & Green è presente come azienda sul territorio romagnolo, online al sito semipratofertilizzanti.com o sui social, pagina Facebook Stat & Green. Infine, disponibile per consulti telefonici gratuiti al 348 58 36 625.
Il Molciano ospita il Reno, la compagine di Pessina cerca punti per una disperata salvezza. Il Reno in esterna cerca di far bottino pieno. L'intenzione degli ospiti è chiara fin dall'inizio, il traversone di Giorgini viene sventato così da Marconi. La risposta del Molciano è affidata a Brisegotti, che apre per Longoni, conclusione di quest'ultimo bloccata da Stella. Dalla distanza i padroni di casa tentano di colpire direttamente a calcio piazzato. Stella controlla che la sfera termini sopra la traversa. Rotondi, servito al limite dell'area di rigore, fa tutto bene, meno la conclusione, troppo debole per impensierire l'estremo ospite. Dalla parte opposta, incursione di Francesconi, Marconi blocca in due tempi, dalla bandierina lo stesso portiere è chiamato all'intervento, Reno che cerca di farsi pericoloso nel finale di tempo, ma in verità da calcio piazzato l'ultima conclusione arriva dai padroni di casa con Brisegotti che mette sul fondo. Nella ripresa, con le immagini a cura di Paolo Arcangeli, vediamo un Reno più deciso, un Molciano più timoroso e impreciso. Qui Brisegotti calcia le stelle, dalla bandierina invece il Reno colpisce, Marconi rinvia malamente nei piedi di Rossi che da fuori aria inventa un pallonetto non certamente irresistibile ma efficace che scavalca l'estremo biancorosso per lo 0-1. Qui Bottini arresta un pallone a campanile girandosi in acrobazia cercando da subito il 2-0, pallone fuori di un nulla. Il Molciano va vicinissimo al pareggio invece dalla parte opposta con Rotondi che salta anche il portiere ma poi c'è un salvataggio sulla linea di porta di Vitali, la gioia del gol. In contropiede Rocchetti e Marconi stoppano così l'iniziativa del Reno. Se il Molciano è ultimo un motivo ci sarà, non me ne vogliono, ma si vede anche da queste fasi la poca tranquillità che circonda la squadra. Acquavia e Taddei non sono da meno in fatto di chiusura del match. Il Molciano avrebbe l'occasionissima con Gambuti, ma neo entrato appoggia il pallone di testa in bocca a Stella. In contropiede Bottini con un pallonetto si divora il possibile raddoppio. È la volta di Bandini, sul quale Marconi si mostra super, ma sulla ribattuta sarebbe battuto se non fosse per l'imprecisione di Carioli. Bandini riesce a farsi perdonare poco dopo. Per la terza volta il Reno si trova davanti a Marconi, questa volta va al bersaglio. 2-0. Dopo i festeggiamenti c'è l'ennesimo contropiede, ma Bandini non c'entra lo specchio della porta e qui si chiude una ripresa giocata a senso unico. 2-0 per il Reno, per il Molciano buon il primo tempo ma totalmente assente nella ripresa. È una squadra in difficoltà, caro Giacomo, ne parlavamo appunto dietro le telecamere, è una squadra in difficoltà il Molciano, non a caso ultima in classifica dopo purtroppo che l'anno scorso ha vinto la prima categoria. Purtroppo sì, e poi vedo anche che è una difesa, adesso ieri ci sono state molte occasioni e il 2-0 addirittura per assurdo è quasi stretto al Reno, però ha già subito 29 gol, quindi deve cercare di trovare qualcosa per cambiare e invertire questa rotta. Per il resto direi tutto normale per quanto riguarda i primissimi posti. Il Cervia del tuo amico Victor è riuscito a vincere ieri, una partita molto combattuta, mi dicono. Sì, il Cervia bisogna stare attenti, ha un bello organico, quindi sta tornando a recuperare posizioni e sta iniziando a annellare serie positive, quindi adesso domenica non avrà un incontro proibitivo, quindi potrebbe ancora aumentare il proprio bottino di punti. Invece chi sta risalendo la classifica, adesso andiamo a vedere, poi vorrei un tuo commento, il Russi che si è imposto anche ieri in casa per 2-1, in servizio. Romagna Sport, il primo sito sportivo in Romagna, in tutto. Ogni giorno 30.000 persone leggono altarimini.it. L'informazione in tempo reale su Rimini e provincia. Scarica l'app gratuita. Il Russi ospita il Civitella, Falchetti che vogliono i tre punti per rilanciarsi a metà classifica. Civitella che invece cerca punti di salvezza per tirarsi fuori dalla zona rossa della graduatoria, dato il quart'ultimo posto. Ma all'inizio non fa ben sperare, dato che da subito i padroni di casa fanno la voce grossa. Lombardi appoggia per Fontana, in cui tentativo viene respinto da Fiumi. Lo stesso portiere è costretto a superarsi quando Fontana pennella al centro per la girata di Gallamini, sventata in corner con una reattività incredibile. Gualandi sulla trafassa domestica il pallone, riuscendo ad arrivare al tiro, ma il bersaglio è ben altra cosa. Più preciso dalla distanza il compagno Lombardi che, servito appunto dallo stesso Gualandi, cerca il tiro a giro con Fiumi che blocca senza patemi. Lo sforzo offensivo dei russi sembra non essere premiato quando Fontana si fa una discesa d'applausi mettendo al centro un pallone invitante, ma i compagni non riescono ad arrivare all'appuntamento con i gol. Invece ci arriva Gualandi quando raccoglie il pallone da fuori aria e prima di entrarvi lascia partire un tiro che si insacca alle spalle di Fiumi. Gioia meritata per i falchetti che vedono premiati i propri sforzi. Casadio dall'altra parte, dopo un pomeriggio operoso, si mostra non molto efficace. Prima Ranieri ed infine Mosconi
non ne approfittano come dovrebbero, come del resto poco dopo su questo traversone indirizzato sul secondo palo Cucchi arriva nettamente in ritardo. Nella ripresa una buona manovra del Russi porta al raddoppio Gualandi che va sul fondo, mette l'indietro per Lombardi che batte per la seconda volta Fiumi per il 2-0 dei Russi. Dall'altra parte il tiro di Marcucci viene respinto da Casadio sul piede di Hamza che riapre i giochi per il Civitella. La reazione dei Falchetti è immediata, cross di Lombardi per la testa di Consalvo, pallone sul fondo, finale di marca ospite. Barducci da calcio piazzato riscalda i guantoni a Casadio, mentre da un altro calcio da fermo battuto da Hamza, Giunchieri di testa mette alto. Termina qui la gara con i russi che ottiene 3 punti meritatamente. Allora Giacomo, 2 considerazioni. La prima è che la Vissimisano, dopo aver vinto il recupero contro il Morciano, è balzata al 6° posto in classifica, sta facendo direi benissimo in questo campionato. Un tuo commento su questa formazione? Sul Vissimisano? Sì, in questo momento vedo una squadra che è in palla, quindi come hai detto ben te è riuscita a vincere il recupero e quindi si è portata a ridosso in piena zona playoff. Mentre stavamo parlando dei russi anche, giusto? Anche dei russi, infatti ti ho fatto vedere il contributo filmato, come l'hai visto in questa partita? I russi l'ho visto bene, questa partita l'ho visto bene, si è riuscita a togliere dalle zone calde, in questo momento sarebbe un centro classifica, però deve continuare, solo che domenica non avrà un incontro molto semplice, va in casa del Duca e quindi dovrà cercare di tirar fuori una prestazione super. Ultima considerazione. 2 squadre che sono in difficoltà, la prima il Pietracute insieme all'Igia Marina che si dovevano affrontare ieri, poi il match rinviato causa convocazioni nazionali sammarinesi, e qualcosa in più se mi riesci a dire anche su Gambettola, perché c'era stato tanto caos a livello di società, tanti nuovi innesti, poi alla fine qui la squadra vedo che attualmente è 11ª in classifica. Adesso ieri è incappata in una giornata un po' storta. Giocando bene. Sì, infatti ha perso ma non in maniera meritata, quindi dopo una serie di, mi sembra, 2 risultati positivi con 2 vittorie era riuscita a risalire e ieri è incappata in questa sconfitta. Mentre per quanto riguarda l'Igea e Pietracuta, sì, in questo momento sono un po' in difficoltà. Adesso la partita di ieri non è stata giocata per gli impegni dei sammarinesi, però una delle due, se dovesse perdere, comincia veramente a essere nella zona caldissima della classifica e in piena zona retrocessione. Allora direi di andare a vedere il prossimo turno di promozione, perché poi ci concentriamo, siamo intorno alla mezz'ora del programma, sulla parte finale dedicata appunto a Nicola e a Alessio. Questo è il prossimo turno del Duca Ribelle Russi, Civitella Ronco e Del Wise, Fratta Terme Pietracuta, Football Cava Cervia, Gambettola Morciano, Igea Stella, Reno Torconca, Tropical Coriano San Pirana, Vissimisano San Pietro in Vincoli. Qui sottolineo Igea Marina Stella, fondamentale per l'Igea un po' di salire la china, e soprattutto Tropical Coriano San Pirana. Il top match è quello, il Tropical Coriano San Pirana, penso. Sì, Igea e Stella è un derby che ha più interesse l'Igea, che non deve perdere per non perdere contatti con la parte più alta della classifica, almeno quella della salvezza. Allora, caro Giacomo, abbiamo ancora 3 servizi da vedere, 2 che riguardano la prima categoria, 1 che riguarda il punto sull'ultima giornata del campionato marchigiano, ma ci fermiamo 2 minuti dando la linea alla pubblicità, rientriamo e tanto parli per quanto riguarda la prima categoria Girone H a Romagnolo. Pubblicità. Ogni giorno 30.000 persone leggono altarimini.it. L'informazione in tempo reale su Rimini e provincia. Scarica l'app gratuita. A1 Arredamenti è un'azienda leader nella progettazione e produzione di ambienti su misura per attività commerciali, quali hotel, bar, ristoranti, negozi, uffici e residenze private, realizzando sia opere parziali che chiavi in mano. Grazie all'esperienza maturata al fianco di grandi committenti internazionali, si propone come partner ideale per imprese e professionisti che operano nel settore del contract. Qualità progettuale, realismo operativo ed efficienza realizzativa. Vi aspettiamo nella sede operativa, zona industriale, via Giovanni Santi 18, Fanano di Gradara. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Ti imbotta il nostro motto. Da sempre offriamo qualità.
siamo attrezzati di ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese, Poggio Berni. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Adriatica Funghi, leader in Italia nella produzione e distribuzione di funghi coltivati. La qualità dei suoi champignon viene garantita attraverso la certificazione di produzione integrata e il controllo di tutte le fasi della filiera, per garantire la qualità e la genuinità che solo Adriatica Funghi sa portare sulle tavole delle nostre case e nelle migliori pizzerie e ristoranti. Adriatica Funghi, primi in Italia nella certificazione di produzione integrata di champignon. Da Oliviero tutti possono vestire in stile, classico e ultima moda. Amiche, vedete quante cose eccezionali, belle, firmate? Difficile staccare gli occhi. Da Oliviero ci sono delle ottime scarpe e quando le scarpe stanno bene al piede stiamo bene tutti. Dice bene! Da Oliviero è la città dello sport per tutte le stagioni. Grande Oliviero, la città dello shopping a Misano Adriatico e online su oliviero.it. Sono Fabio Giancarlo, titolare della DGF Ford Italia. Vi vorrei presentare i prodotti che costruiamo in questa azienda. La nostra azienda, costruiamo forni di tutte le misure, impastatrici di tutte le misure, sfogliatrici per pasta di tutte le misure, varie sfogliatrici per la pasticceria, stendi pizza o stendi piada secondo il vostro uso, griglie petalavica e anche cuoci piade elettrici di varie misure. Vi aspetto in azienda. Sei una società sportiva e vuoi avere un campo da Serie A? Start & Green ti aiuta. Start & Green propone sui campi sportivi per la rigenerazione il SEM Blue Top Overseeding per il mantenimento del tappeto erboso e il concime Turf 4. Start & Green è presente come azienda sul territorio romagnolo, online al sito semipratofertilizzanti.com o sui social, pagina Facebook Start & Green. Infine, disponibile per consulti telefonici gratuiti al 348 58 36 625. Romagna Sport primo dal 2001, la prima testata giornalistica che ha creduto nello sport dilettantistico online. Il primo sito in Italia che ha pubblicato le foto dei singoli atleti e tecnici. I primi ad aggiornare i risultati live durante le gare, proprio come i professionisti. I primi a pubblicare la carriera degli atleti. I primi e gli unici ad avere il calciomercato interattivo. I primi a dare spazio alle news di tutti gli sport. Romagna Sport, il primo sito sportivo in Romagna, in tutto. Adesso fagli un complimento, ha fatto delle belle riprese ieri Giacomo, vero? Aveva un po' di problemi sulla sinistra, però per il resto... No, perché quando attaccava il Bellaria sulla sinistra? No, sulla, il Bellaria lo riprendevi benissimo. Ah, lo sai, hai visto? Hai visto? Grande. Nicola, cioè, hai visto che sopportazione che ho? Gabriele, pazienza. Prima che te lo chieda lui, con Bernacci che lo vedi giocare nel campionato di promozione, che gli vuoi dire a Giacomo? Un altro ex Bellaria? Berna potrebbe giocare ancora in C, secondo me, però lui dai... Guarda che si accasi, che lasci un po' spazio ai giovani, perché sennò non si chiama nessuno in giro a noi. Ti sente? Va bene, allora andiamo a vedere per quanto riguarda la prima categoria, girone H, risultati, classifiche e poi contributi filmati e ne parliamo con i nostri ospiti. Allora, questi sono i risultati di ieri, ci aiuta proprio adesso il nostro Stefano Papini. Risultati interessanti per quanto riguarda anche l'alta classifica. Atletic Poggio, Riva Azzurra, Miramare 0-1, Bellari Giamarina, Vissenova Fete 1-1, Roncofreddo, Mondaino 2-2, Polisportiva Sala Riccione 0-1, Real San Clemente, Bacchia Cesenatico 4-3, Sant'Ermete Gatteo 3-1, Savio Granata 1-2, Verrucchio Alta Valconca 3-1. Andiamo a vedere la classifica dopo l'ultimo turno, continua a risalire la china anche il Sant'Ermete, il Verrucchio al comando a quota 22 punti, Roncofreddo Granata 21, Riccione 20, Vissenova Feltea, Mondaino 19, Polisportiva Sala 18, Sant'Ermete 15, Gatteo, Riva Azzurra Miramare 14, Savio 13, Atletic Poggio, Real San Clemente 11, Bellaria 9, Valconca 7, Bacchia Cesenatico 5. Prima di sentire Nicola e Alessio, cosa è successo Bellaria Verrucchio in settimana? È successo quello che non doveva succedere, eravamo riusciti a riacciuffare alla fine un punto e una partita che era quasi insperato,
E poi invece è arrivata questa mazzata in settimana che praticamente un giocatore del Bellaria era stato inserito nella lista, era stato fatto aveva anche giocato, era entrato in campo ed era stato anche ammonito. E purtroppo il tesseramento non era stato completato, nel senso che c'è stato il tesseramento il sabato mattina, tutti i documenti in regola, però essendo non italiano di nazionalità albanese doveva attendere, penso, 3 giorni la risposta della federazione. Questa attesa non c'è stata, è stato mandato subito in campo e purtroppo con l'ammonizione il referto dell'arbitro l'ha messo in evidenza e... Quindi giustamente, non purtroppo le regole sono queste, è stato perso un punto. Peccato perché era stato veramente conquistato col sudore, sono errori che non andrebbero fatti. Allora, iniziamo con ordine, andiamo a vedere proprio la partita che riguarda il tuo Bellaria contro il Nova Fiorentina e poi la commentiamo con Alessio. Il servizio. Annani di Bellaria va in scena una sfida inedita, quella tra Bellaria e Nova Feltria. Adeatici alla ripresa con il caso Verrucchi, settimana attesa la sentenza sul contro ricorso da parte del club allenato a Ricci Putti, mentre Nova Feltria, dopo lo schiaffo interno ricevuto col Sant'Ermite, cerca di riprendersi le parti nobili della classifica. L'inizio è convincente con Sebastiani che sulla destra appoggia di testa il pallone per la punta girata in area di rigore ad opera di Muratori. La sfera termina sopra la traversa. Ancora ospiti davanti, tiro di Sebastiani, Mignani ci mette i guantoni sulla ribattuta, Baldinini centra all'esterno della rete. Il Bellaria si fa vedere per la prima volta con questo traversone di Chiusi per la testa dei Caporali, con la sfera che termina al lato. Muratori ha fame di gol, stoppa il pallone al di fuori dell'area di rigore, ma non c'entra lo specchio della porta. Il Bellaria invece sempre di testa, questa volta con Gambuti, prova a rendersi quantomeno pericoloso. È la volta di Alessio Balducci, altro tentativo dalla distanza, con Mignani che blocca a terra, ma il gol è nell'area. A fine primo tempo una discesa di Cupi viene premiata dall'insedimento di Sebastiani che batte sul proprio palo. Mignani non esula da colpe. Per il vantaggio gialloblu potremmo dire assolutamente meritato. La risposta del Bellaria è affidata a questa punizione di Chiusi. Semplini ci mette i guantoni, la sfera viene agguantata nuovamente dai giocatori di casa che la depositano nei piedi di Caporali che impegna la presa a terra l'attento Semplini. Con le immagini a cura di Giacomo Alpini ci spostiamo nella ripresa. Chiusi da calcio piazzato impegna così Semplini. Dalla bandierina sempre Chiusi, pennella al centro dell'area di rigore dove Semplini sotto misura si salva d'istinto. Poi incredibilmente, forse col tocco decisivo di Baldinini, il pallone viene messo fuori da distanza ravvicinata. Ancora Chiusi protagonista, scatenato il numero 8, Semplini blocca il pallone a terra e Nova Feltria invece subisce ancora e prova a venire fuori quando potrebbe definitivamente mettere in ghiaccio la gara con Balducci, ma viene fermato così da Florice, ma per il direttore di gara non ci sono gli estremi per un rigore, per noi invece ci sono, e come, vedendo anche il replay. Il Bellaria a questo punto ci crede, Chiusi e chi se no pennella per Florice che non impatta come vorrebbe il pallone di testa, mentre Muratori dall'altra parte viene messo giù mentre sta per girarsi all'interno dell'area di rigore. L'arbitro non decreta il rigore e ammonisce l'attaccante in maglia numero 10. E il Bellaria ringrazia Chiusi, ennesimo calcio piazzato, pesca l'altro Chiusi in area di rigore che è il tempo di stoppare la sfera e scaricarla laddove Semplini non può davvero nulla. 1-1 il parziale. Il Nova Feltria a questo punto si sveglia, Sebastiani prova il piattone a giro, la sfera si alza da posizione favorevole. Successivamente Baldinini appoggia per Balducci, centrocampista porta avanti il pallone avversario, ma Mignani li nega la gioia del gol con un grande intervento. Le occasioni proseguono. Sebastiani sfonda al centro per Baldinini, la cui volée viene murata incredibilmente in corner da Antonelli. Lo stesso Baldinini che sostituisce l'infortunato Stefanelli impegna così Mignani. Al foto finish Bellaria vorrebbe un rigore per questo fallo di mano di Ceccaroni, ma anche qui il direttore di gara sorvola e si mostra allergico assolutamente al decreto dei penalty. Con Caporali che ha l'ultima chance proprio nel finale, ma Sempini risponde presente. 1-1 il finale al Nanni. Allora adesso sei d'accordo sulla disamina per quanto riguarda i servizi, c'era un rigore da una parte e dall'altra, terra netto, penso, si sia visto bene. Sì, sì, no, come avevamo detto prima, nel senso c'era sia per noi, Giacomo fa no però, c'era sia quello per noi che anche quello loro gli ultimi 5 minuti, braccio in aria, quindi. Però il pareggio diciamo che è giusto, guardando gli episodi magari ai punti la meritavamo noi, però poi sono episodi, capito, magari 2-3 palle potevano entrare, non sono entrate. Quindi pareggio giusto, ecco. È un campionato molto combattuto questo, non pensavo
una cosa del genere. È più difficile rispetto all'ultima prima categoria che hai fatto tu quando siete arrivati secondi col Pietracuta? Sì, io l'avevo fatto 3 anni fa quando eravamo arrivati secondi con Ligia che aveva vinto il campionato, però diciamo che ce la giocavamo noi e loro, capito? Siamo arrivati a un punto, l'hanno vinto un punto più di noi, quindi però siamo partiti dall'inizio noi due in accoppiata e siamo arrivati alla fine noi due. Quest'anno invece è molto combattuto, ci sono 7 squadre in 4 punti, quindi fino alle ultime 2 o 3 giornate per me ci saranno 3-4 squadre che se la potranno giocare. E Nuova Feltre è tra queste? Nuova Feltre è tra queste, dobbiamo essere più bravi a queste partite, sono da vincere, se vuoi stare lassù davanti, come sono con il Verucchio avevamo preso un buon punto là perché eravamo in uno in meno, quindi era un punto guadagnato. Però ti ripeto, fino all'ultima giornata si dovrà stare lì, lavorare durante la settimana e non perdere punti per strada. Quindi c'è un po' di rabbia da parte tua oggi, cioè, quando dici queste partite sono da vincere? Sì, cioè per stare lassù in classifica queste partite sono partite che passando poi in vantaggio devi portare a casa. Per me sono 2 punti persi e non uno guadagnato, come poteva essere uno guadagnato quello col Villa Verucchio, ecco. Senti, questa domanda arriva da casa, te la devo fare per correttezza. Eri stato quest'estate anche nel vivo di una trattativa, sembrava inizialmente un tuo passaggio a Sant'Ermete, poi hai scelto Nuova Feltre. Come mai Nuova Feltre alla fine? Allora sì, io lavorando e abitando a Rimini ero stato contattato da Sant'Ermete, quindi avevo fatto quella scelta lì. Poi diciamo che per mie cose sono cambiati un po' i miei piani, quindi sono tornato a Talamello e quindi il Nuova Feltre mi aveva già contattato prima del Sant'Ermete e di conseguenza la società mi ha voluto fortemente, mi ha fatto un'impressione buonissima e quindi a malincuore, perché chiaramente nel senso col Sant'Ermete avevo dato non una parola, però comunque ci eravamo quasi messi d'accordo, quindi però purtroppo per i miei problemi ho fatto questa scelta. Capitano queste cose. Nuova Feltre, secondo te, oltre alle partite che hai detto di ieri, c'è qualche rammarico per aver perso per strada qualche altro punto oppure tutto nella norma? Ma allora, diciamo che abbiamo pareggiato la prima Granata, che è un'ottima squadra, tosta, ne fa pochi ma ne prende anche pochi. Confermo. Abbiamo perso Riccione, come dicevo prima, una partita che siamo andati in vantaggio 2 volte, quindi era una partita che lì dovevamo portare a casa almeno un punto, perché 2-2 non avevamo rubato niente, ecco. Però col Sant'Ermete purtroppo è una partita che vorrei rigiocare al completo. Anche perché tu mancavi, se non erro. Mancavo io, mancava Romeo, mancava Mantini, Stefanelli, però chi è andato ha fatto benissimo, quindi però chiaramente diciamo che gli sono venuti a mancare degli uomini al mister che magari potevano essere d'aiuto, ecco. Però oltre a questi punti persi abbiamo fatto anche delle ottime prestazioni, quindi adesso abbiamo diciamo che gli scontri diretti noi li abbiamo già fatti tutti, quindi ci aspettano 4 partite sulla carta semplici. Poi abbiamo visto che è un campionato che anche l'ultima in classifica può mettere in difficoltà chiunque, quindi dovremmo stare attenti e giocarle al massimo qualsiasi partita. Invece, per via dei tanti amici che seguono anche la nostra trasmissione, salutiamo anche gli amici di Pietracuta che con affetto ci scrivono e ti salutano, tra l'altro. Assolutamente, assolutamente. Un grosso saluto e spero che adesso hanno 2 scontri diretti molto importanti, mercoledì con Ligia e, sì, ricordiamo, mercoledì. E domenica col Fratta, quindi sono 2 scontri che se, e spero, riescono a vincere, fanno un grosso balzo in avanti che poi potrà essere d'aiuto per le prossime partite. Nicola, arriviamo a te. Allora, prima di andare a vedere il contributo firmato, una partita maschia giocata, direzione arbitrale, forse l'ho detto nel servizio, lo sentirai tra poco, non all'altezza. Questo Roncofreddo che sta sorprendendo un po' tutti gli addetti ai lavori, ma davvero l'obiettivo è quello semplicemente una salvezza? Alla grande. No, l'obiettivo è proprio la salvezza. Poi so che guardando la classifica uno può essere invogliato a pensare diversamente, noi dobbiamo solo pensare esclusivamente a salvarci. Io avrei, poi è chiaro che stiamo andando sopra quello che pensavamo, cioè io avrei, non dico firmato, ma quasi, se mi avessero detto che avrei girato l'andata a 15-16 punti, ne ho 21 e mancano ancora 4 partite. Però ripeto, io poi è normale che i giocatori guardino classifica, la società, che magari si esalti un attimo, ci sta, io però secondo me ho il compito di essere un po' più oggettivo nella valutazione
del campionato, e quindi io penso, io guardo sempre ogni domenica sera quanto mi rimane di vantaggio dalla zona play-out. Ecco, ieri ho buttato via due punti, cioè sono stati buttati via due punti per come è andata la partita, però alla fine, quando mi sono svegliato stamattina, ero a mente fredda, ho visto che abbiamo guadagnato un punto sulla zona play-out, e così non è stato tutto da buttare. State prendendo i complimenti, perché anche nel big match perso con il Nova Filtra, tra l'altro nel turno infrasettimanale 2-1, ci sono stati tanti complimenti, perché è anche una rosa di buonissimi giocatori, questo occorre dirlo. Anche ieri ho avuto modo appunto di riprendere la partita, di verificarlo contro un avversario tosto come il Mondaino. Allora ti chiedo anche le difficoltà di questo campionato che voi affrontate da neopromossa. Come diceva Alessio, lo vedi un campionato molto equilibrato, ci possono essere più squadre per la lotta finale, della vittoria finale di questo campionato? È un campionato equilibratissimo, basta vedere, come dicevamo prima, in quante squadre ci sono in pochi punti. È un campionato equilibratissimo che però secondo me è destinato a sgranarsi un po'. È inevitabile che il livello tenderà ad alzarsi, è inevitabile poi che il mercato di dicembre, secondo me, già da questa categoria può influire, perché chi ha qualche risorsa in più la farà valere sul mercato, quindi il livello si alzerà per quello. Però è un campionato che secondo me sì, ci sono, chiaro che il Nova Feltria è attrezzato per vincerlo, il Riccione è attrezzato per vincerlo, ma anche il Verucchi è una squadra che non si deve nascondere, cioè quelle sono squadre che devono stare davanti, c'è poco da girarci attorno. Sono squadre che non stanno davanti, c'è qualcosa che non va, se non stanno davanti a noi c'è qualcosa che non va. Noi, io posso solo dire che sono contento, la nostra forza forse è quella di avere pochi pensieri, di avere una società sana che non ci fa mai mancare niente dalla A alla Z, quindi un plauso alla società che ci fa lavorare tranquilli indipendentemente da tutto quello che succede la domenica. Un gruppo di giocatori di 24-25 giocatori con una presenza media di allenamenti di 20-21 persone tre volte a settimana, che non si risparmiano mai su niente, serietà, principi, eccetera, quindi noi siamo contenti. Poi il mio obiettivo è fare 40 punti, fatti 40 punti, se mai li faremo, guarderemo la classifica e diremo abbiamo fatto 40 punti, dobbiamo giocare solo per salvarci, non siamo salvi, possiamo fare qualcosa di più. Poi lo vedremo, però il mio obiettivo è fare 40 punti e poi valutare. Andiamo a vedere la bellezza che si tramuta appunto sul rettangolo di gioco, quella della tua squadra nel big match di ieri tra Roncofreddo e Mondaino. Ogni giorno 30.000 persone leggono altarimini.it. L'informazione in tempo reale su Rimini e provincia. Scarica l'app gratuita. Roncofreddo e Mondaino si affrontano in antistato di Savignano. Le due neopromosse danno vita a una partita molto maschia, caratterizzata da alcuni episodi dubbi che mettono a dura prova il direttore di gara, Cervo, forse per tale direzione. Montanari squalificato e costretto a seguire la gara di fuori dalla recinzione, mentre da Mondaino giungono i tifosi più caldi che si faranno sentire per il lungo e largo per tutto il match. Scatto fotografico per la formazione ospite prima dell'inizio di gara. I padroni di casa in maglia verde si rendono pericolosi già dopo soli 60 secondi di gioco, quando Vitali, lanciato in profondità, riesce a girarsi sparando in bocca a Gabellini. La gara è vivace fin dalle prime battute. Dopo un'aspra lotta, qui Mondaino giunge alla conclusione senza creare problemi alla porta difesa da Urbinati, come del resto alla parte opposta, quando Vitali sale in cielo ma non inquadra il bersaglio. Mondaino, che prova a sfondare da calcio piazzato, il calcio è seguito da Baffioni, viene deviato in corner. Prima conclusione indirizzata nello specchio della porta ad opera del tandem Crosetta Bucci, Urbinati blocca in due tempi. Ancora il numero 10 protagonista quando raccoglie dalla sinistra questo traversone, non trovando di testa lo specchio della porta. Da punizione Urbinati viene chiamato alla presa a terra dopo che Girometti si vede respingere la propria conclusione. Siamo nei minuti finali, a 40° e Roncofreddo usufruisce di un calcio piazzato. Il piede caldo di Lodovichetti pesca al centro dell'area di rigore la testa vincente di Pieri, che trafigge Gabellini portando in vantaggio i suoi. Minuto 45, clamorosa occasione da rete da calcio piazzato, capita Bucci il pallone dell'1-1 sul piede della consacrazione, ma la sfera termina incredibilmente al lato, mentre a 46° con il direttore di gara già con i fischietti in bocca, cambio di carezze tra Crosetta e Neri in area di rigore. I due non se le mandano a dire per un finale di tempo qui incitato, in cui Marino prova a mettere ordine estraendo qualche cartellino giallo, cosa che forse doveva fare anche durante l'arco dei 90 minuti. Ad inizio ripresa assistiamo a due calci piazzati degli ospiti, quello di Girometti non prende il giro richiesto, quello di Crosetta è da dimenticare. Proteste anche per il Roncofreddo per questo fallo di mano non sanzionato dal direttore di gara. Occorre dirlo che il fallo, se c'era, era al di fuori dell'area di rigore.
mentre il neo entrato Pagnini esegue uno slalom strepitoso prima di essere murato al momento della gloria. Dal possibile 1-1 si passa al 2-0 del Roncofreddo. Donati, dopo un fallo sul numero 10 Ferraro, prosegue l'azione. Serve Vitali che segue una finta e un sombrero prima che Sanchini entri in maniera diretta e scomposta su di lui. Della serie non ho tempo da perdere, peccato per lui che Marino opti per un rigore sacrosanto. Dagli 11 metri Lodovichetti fredda Gabellini per il 2-0 del Roncofreddo. Gli animi si accendono ulteriormente, Baffioni stende Ferraro facendo cenno all'avversario che è tutta la partita che si getta a terra. Il Mondaino ha la capacità di riaprire il match, Pagnini serve crossetta, l'attaccante appoggia per De Muro, tiro deviato sul piede di Baffioni che indovina all'angolo riaprendo i giochi. Ancora crossetta protagonista, lanciata a rete, cicca clamorosamente il pallone del pareggio, divorandosi una grossa occasione. All'88esimo il Mondaino previene al pareggio, Albertini da rimessa tocca per De Muro, il quale scodella al centro, un traversone insidioso per crocetta, l'attaccante salta in aria ma sembrerebbe non essere trattenuto da nessuno dalla retroguardia di casa. Il replay ci mostra il salto di crocetta ma davanti a lui vi è Pieri, capitano, quindi non possiamo definire con esattezza se si tratti o meno di calcio di rigore. Dagli 11 metri crocetta non perdona, ristabilendo la parità per un finale ancora più rocambolesco con il Roncofreddo che ci prova fino alla fine dalla distanza, questo tiro con Gabellini che ipnotizza la sfera mandando le squadre sotto il fischio della direzione di gara negli spogliatoi. 2-2, 4 gol, tante recrimini, un punto che non accontenta nessuna delle due formazioni che si sono sfidate a viso aperto per aggiudicarsi l'intera posta in palio. Allora io vi leggo questo messaggio in diretta perché poi uno è educato, però faccio anche fatica ad esserlo in certi momenti. Roncofreddo Mondaino, arbitro migliore in campo. Questo signore penso che non ci ha capito niente, veramente di calcio è meglio che non parli. Mano involontario e rigori netti. Il primo rigore, quello vostro, è stato detto nel servizio che il rigore era netto. Il secondo ho provato, dato che era una postazione scomoda per riprendere, a fare uno zoom, ma non si riesce a vedere se Crosetta viene trattenuto nel saltare in aria da un tuo difensore. A me è sembrato di no. Io in presa diretta ho detto di no. Indipendentemente dall'episodio, ecco, spiegamelo. Che a parte che secondo me è oggettivo che non c'è il calcio di rigore, ma indipendentemente dall'episodio, se qualcuno dice arbitro migliore in campo, allora vuol dire che proprio non parliamo di calcio. Parte, non parliamo di secondo calcio. Me, ambo le parti, se in un pomeriggio state indovinate 15 fischiate è un record per un pomeriggio come Inter. No, ieri siamo stati è anche gentili con il direttore di gara perché se dovevamo mettere un voto all'arbitraggio è un ragazzino, è un ragazzino di 19 anni, ci sono andato piano, però se uno vuole fare veramente una critica soggettiva, quindi sul soggetto, l'arbitro, lì veramente come hai detto tu siamo sotto il 4 per la direzione arbitrale di ieri. Dai, non è possibile ragazzi che vi offendiamo, guardatela bene la trasmissione perché non le accetto delle critiche del genere, come mi fanno riferimento che qualcuno a Sant'Ermite si sia offeso. Amen, pace all'anima sua. Andiamo a vedere il prossimo turno per quanto riguarda la prima categoria. No, queste cose non le sopporto perché c'è un lavoro dietro, se non si capiscono i servizi è meglio non scrivere perché dopo si diventa veramente incommentabili. Ecco, andiamo avanti che parliamo anche di promozione marchigiana. Alta Valconca, Sant'Ermete, Bacchia Cesenatico, Bellari, Giamarina, Gatteo, Savio Calcio, Granata, Roncofreddo. Questo è un bellissimo match, Granata è una squadra molto tosta, complimenti al team Cesenate, Mondaino, Polisportiva Sala, Riccione, Real San Clemente, Riva Azzurra, Miramare, Verrucchio, Vis Nova Fede, Atletic Poggio, qui c'è il derby della Valmaricchia, due sfide delicate. Adesso ci spostiamo in promozione marchigiana, sono di fretta, non riesco a farvi altre domande purtroppo perché ci sono stati dei risultati positivi, soprattutto si è giocato il big match tra le prime due della classe, Anconitana Vigor Senigallia 1-1, Cantiano Calcio Filotranese 2-1, Ilario Barbara Lorenzini Valfoglia 1-2, Laurentino Olimpia Marzocca 0-2, Loreto Osimo Stazione 3-0, Mondolfo Gabice Gradara 0-0, Osimana Villa Musone 1-0, Villa San Martino Veneranda 0-1. Andiamo a vedere la classifica dopo l'ultimo turno, dicevo prima, l'Ancona non è riuscita la nona vittoria consecutiva, è stata stoppata dalla seconda in classifica, la Vigor Senigallia, Anconitana 25, Vigor Senigallia 21, Valfoglia 19, Gabice Gradara 16, Cantiano, Ilario Barbara Lorenzini 15, Osimana 14, Olimpia Marzocca 13, Filotranese 12, Loreto 11, Osimo Stazione Mondolfo 10, Veneranda, Villa San Martino 8, Villa Musone 1, Laurentina 1 punto. Andiamo a vedere adesso il servizio inerente proprio nel dettaglio a quello che è successo nell'ultima giornata di promozione marchigiana.
Auna Arredamenti è un'azienda leader nella progettazione e produzione di ambienti su misura per attività commerciali, quali hotel, bar, ristoranti, negozi, uffici e residenze private, realizzando sia opere parziali che chiavi in mano. Grazie all'esperienza maturata al fianco di grandi committenti internazionali, si propone come partner ideale per imprese e professionisti che operano nel settore del contract. Qualità progettuale, realismo operativo ed efficienza realizzativa. Vi aspettiamo nella sede operativa, zona industriale, via Giovanni Santi 18, Fanano di Gradara. All'Ancona non riesce il 3-9 nella nona giornata del campionato di promozione. I dorici si fermano ad 8 vittorie consecutive, trovando il primo stop che equivale a un pari tra le mura amiche contro la Vigor Senigallia. Biancorossi avanti al 32esimo contro Betta, ma si fanno raggiungere su fine di tempo al 45esimo da Siena. Il Cantiano batte a domicilio la Filotranese, decisiva per i padroni di casa una doppietta di Orsini dopo che la Filotranese aveva ottenuto l'immediato pari con Santoni. Si riscatta dopo la sconfitta della settimana prima nel derby con i Gabice Gradara e Valfoglia, che in esterna conquista i 3 punti su difficile campo dell'Ilario Barbara Lorenzini. Giunchetti porta avanti Valfoglia, che viene raggiunto da Pasqualini. Il gol partita lo firma al 77esimo Mancini. Continua a risalire la china l'Olimpia Marzocca, e con la vittoria all'inglese brinda il 2-0 in esterna sul campo della Laurentina. Montanari e Moschini gli autori delle due marcature, mentre successo rotondo per il Loreto contro l'Osimo Stazione. Spagna, Petrini nel giro di 8 minuti chiudono la pratica. Nel finale nuovamente Spagna trova la personale doppietta. Si annulla la vicenda Mondolfo e Gabice Gradara a calcio, 0-0 in finale. Gabice Gradara che prosegue la sua striscia positiva, mentre l'Osimana di misura alla meglio su fanalino di coda Villa Musone, ottenendo la rete del successo al 64esimo con Pasquini. Il Veneranta, sempre di misura, batte in esterna il Villa San Martino grazie a Saltarelli. Una giornata che ha messo in cascina 15 centri, frutto di 3 vittorie esterne, 2 pareggi e 3 vittorie interne. Solo in una gara non ci sono state reti, quella che metteva di fronte Mondolfo e Gabice Gradara. Calcio. Esatto. Ebbene, andiamo a vedere il prossimo turno, perché Gabice arriva da una striscia importante e positiva, pareggio per 0-0 sul difficile campo del Mondolfo, ma il prossimo turno vede appunto il Gabice affrontare in casa il Cantiano. Non sarà un turno facile, però si viaggia sull'onda dell'entusiasmo in questo momento, caro Giacomo. Sì, Gabice, speriamo che continui questa serie positiva, anche perché il Cantiano adesso è alla stessa posizione in classifica, quindi alla fine speriamo che l'iter positivo continui e il Gabice Gradara continui a risalire e soprattutto stare nelle piani alti. Sta facendo molto bene Papini, gli facciamo i complimenti perché c'erano dubbi su di lui, invece sta lavorando bene, nonostante non ci siano tantissimi giovani, ma tra l'altro proprio la scorsa settimana debuttava, pensa un po', un 2001 per quanto riguarda i Gabice Gradara. Quindi... Sì, l'aveva detto anche qui in studio che avrebbe puntato su questi giovani. Grossa soddisfazione, facciamo i complimenti a una società giovane che sta cercando appunto di fare bene dopo le due sofferte salvezze nelle precedenti stagioni, e direi che è un buon punticino per muovere la classifica. Bene, siamo in addirittura d'arrivo. Io spero di riavervi nuovamente ospiti per farvi più domande, perché questa sera mi sono anche un po' surriscaldato, fa già caldo qui in studio. Grazie a Giacomo Alpini. Grazie a te, ciao a tutti. Grazie a Nicola Montanari, allenatore del Roncofreddo. Grazie a te, alla prossima a tutti. Grazie ad Alessio Balducci, centrocampista del Nuova Feltria. Grazie a voi. E grazie a Gabriele Varella, difensore del Diegoro. Grazie a voi. Noi ci vediamo tra poco con Sport Up, tutto su Rimini Calcio. Grazie ancora.